approfitto di questo video per dirvi che domani non ci sarà nessuna live su Twitch, signori. No. Perché? Perché sarò allo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium, per vedere Juventus Empoli. Quindi ci vediamo là. Se siete disponibili, se siete presenti allo stadio, ci becchiamo fuori, ci facciamo una bella chiacchierata a tema Juve. Vi dirò perché sono allo stadium, sono stato invitato da un brand della Juventus, vi spiegherò tutto domani su Instagram e qui su YouTube con qualche vlog. Oggi invece siamo qua per un pack opening, per un bel pack opening, ok, ho nascosto l'indirizzo, proprio a tema Juventus. Questa roba è stata acquistata prima della cessione, no? Di Cristiano Ronaldo, prima di questi giorni di fuoco, dato che è già qua a casa. Eppure ieri sera, post tutta la roba che è accaduta e post video registrato che ho portato qua sul canale, ho fatto altro shopping terapeutico e quindi ci sarà un nuovo pack opening molto presto, la prossima settimana, e poi vi spiegherò perché sono andato a fare una roba di quel tipo lì. Qui dentro invece ci sono tre oggetti strumentopoli misteriosi che adesso andremo ad aprire insieme, ad analizzare insieme, e preparatevi perché vi stupirò. Tra l'altro ho preso una decisione, userò lo stesso cartone, ok, del pacco della Juventus per creare il cartello Who Needs Ronaldo, e domani sera lo utilizzerò all'interno dello Juventus Stadium per mettere i puntini sulle i, un po' come il ragazzino, ve lo ricorderete, che aveva creato quel cartello con la maglia del Real Madrid. Quindi uniamo l'utile al dilettevole e iniziamo subito il pack opening. Ci tengo a sottolineare che ovviamente tutti gli ordini che vado ad eseguire per quanto riguarda la Juventus e l'Italia li vado a prendere sugli store ufficiali, ok? Quindi questa roba è stata comprata sullo Juventus Store. È inutile che mi continuate a chiedere dove le prendi le maglie, dove le prendi a prezzo minore, dove le prendi costa meno. No, io le prendo sempre solo sullo Juventus Store. Link ovviamente lo lascio qui sotto in descrizione, che magari non siete a conoscenza di questa roba. E attenti perché ci saranno delle cose esclusive dello Juventus Store qui dentro. Due, ve lo dico subito, sono tre cose. Due su tre sono esclusive dello Juventus Store. E sono anche particolari, spero che vi piacciono. Io direi di mettervi comodi, mettere mi piace a questo video, il primo video post, non lo nominiamo neanche più quello lì, post quel signore lì, è un pack opening, un unboxing che guarda direttamente al futuro della Juve, perché alla fine la cosa indispensabile è sempre quello, che i giocatori vanno e vengono e la Juve resta. E ora vedremo cosa resterà della Juventus in questa sessione di calciomercato che sta per finire. Moise Kean è probabilmente il nome principale in queste ore, vediamo se sarà davvero lui, poi ne parleremo eventualmente nel dettaglio. Fatto sta che noi stiamo aprendo questo pacco. Ah, ve lo dico subito, scrivetemi qui sotto nei commenti secondo voi che cosa c'è all'interno di questo pacco che non si vuole aprire e che quindi devo tagliare ulteriormente, perché ve lo ribadisco, ci sono cose a sorpresa, magari una potete anche immaginarvela, una delle tre cose, le altre invece sono una sorpresa. Allora direi di partire da cosa parto, da questa qua, se riesco a prenderla, questa qua, perché è una cosa molto simpatica. Esclusiva Juventus Store, la potete trovare solo lì dentro. E come potete vedere, la menù a postazione, dietro nello studio c'è un divano con le maglie di Del Piero e di Buffon. E ho detto, come rendere quel divano ancora più juventino? Con un bel copridivano della Juventus, credo che sia la maniera migliore. Quindi ora ci apriamo questo copridivano, eccolo qua. Andiamo anche magari a sistemarlo direttamente lì dietro. Ragazzi, per domani sarà lo Juventus Stadium, sì, questo è vero, ma quando ci facciamo le live su Twitch e siamo qua e non siamo allo stadium, ci portiamo allo stadium a casa. Eccolo qua, guardate che bello, con sotto un sempreverde fino alla fine, perché lo torno a ribadire ancora una volta, i giocatori vanno, vengono, fanno finta di amare la Juventus, se ne vanno, ci schifano, quello che volete, questa rimane sempre. Questa è la nostra fede calcistica. E quindi ci portiamo lo Juventus Stadium a casa, l'Allianz Stadium ce lo portiamo a casa. E ora lo vado a installare qui dietro. Che stanno diventando tutti teorici. Ora sì che va bene. Adesso sì.
Ci siamo, quindi abbiamo sempre lo Juventus Stadium a casa, dove in avanti lo studio ha i seggiolini. Se volete, ci sono 3 posti ogni volta che faccio dei video e delle live, potete assistere, scrivetemi nei commenti per prenotare, va bene? Lasciamo da parte queste cose un po' stupide e passiamo al prossimo acquisto. Ragazzi, questo è molto pesante, Ho fatto un po' fatica a prendere fuori questa cosa qua. Apro subito la busta e preparatevi, perché questa cosa qua è veramente molto molto interessante. Questo bellissimo zaino che ha distrutto tipo tutta la mia camera è immenso. Quando l'ho visto sullo Juventus Store, anche questo è esclusivo Juventus Store, ho detto madonna, ci posso mettere di tutto. C'è una tasca comodissima qua, ce n'è un'altra comodissima qua, ok? Solo 2 tasche davanti, poi ne hai un'altra comodissima qua, un'altra comodissima qua, un'altra comodissima qua. Questo zaino si apre a cipolla praticamente, ha una marea di tasche, può contenere qualsiasi cosa. Ovviamente griffato Juve, è uno zaino fantastico, enorme, e domani sera lo uso subito allo stadio. E anche qui sotto c'è l'eleganza del logo Juventus in nero. E tra l'altro dentro questo zaino potete metterci quello che volete, no? Una bottiglia d'acqua, il telefono, il joystick, cose tutte importanti, il tablet, potete metterci il tablet, potete metterci le figurine Panini, potete metterci veramente qualsiasi cosa, le forbici che abbiamo usato per l'unboxing, che ci sta tutto immenso. E tra l'altro c'è una tasca esclusiva qui, quella dove c'è il logo della Juve, in cui potete vomitare tutti i sentimenti negativi nei confronti di Cristiano Ronaldo che state provando in questo momento. Quindi ve lo consiglio assolutamente, perché poi dopo si ripulisce da solo, no? C'è un meccanismo di pulizia interno che tutte le cose relative a Cristiano Ronaldo le ripulisce e le ritrasforma in sentimenti positivi e amorevoli nei confronti della Juve. Questo ovviamente non è vero, lo dico per chi poi magari ci crede. Quindi lo mettiamo da parte, ma è veramente fantastico anche questo, ragazzi. Anzi, lo mettiamo lì insieme allo stadio. Dato che domani lo uso allo stadio, lo porto allo stadio. È lì che ci guarda. Tutto bello, tranquillo, ragazzi. Fino adesso 2 bombette, Coprivano dello stadio, zaino immenso della Juve. 2 cose veramente fighe, esclusive Juventus Store. E poi c'è questa. Ah, io lo so che siete lì che dite, ma come questa? Ma in che senso questa? Ma Luca, ma sei impazzito? Hai davvero preso la terza maglia della Juve? Hai davvero preso la terza maglia? Sì, l'ho presa. L'ho presa. Eccola qua. Cosa vogliamo fare? L'ho presa. L'ho presa. Ho fatto un ragionamento che si attaccherà, no, al video che uscirà la prossima settimana con l'altro unboxing che ho in programma. Ma questa la volevo prendere. Questa la volevo prendere perché avevo fatto una promessa e l'avevo fatto in tempi non sospetti. Anzi, sospetti, quando ancora di Cristiano Ronaldo fuori dalla Juve non si parlava. E mi avevo detto che preferivo prendere la maglia di Locatelli piuttosto che quella di Cristiano Ronaldo. Locatelli 27. Locatelli 27 che tra l'altro a Udine ha esordito con questa stessa maglia, quindi questa è la maglia dell'esordio di Manuel Locatelli. E come l'anno scorso ho preso la terza di Chiesa, ok? Quest'anno prendo la terza di Locatelli. Perché faccio questa cosa qua? Perché poi, se dovesse fare bene una stagione, potrebbe meritarsi la prima o la seconda maglia della Juventus dell'anno prossimo. Per adesso, dato che è l'unico colpo bene o male del nostro calciomercato, mi limito a questo, mi limito alla terza maglia, che è anche quella del suo esordio, ok? E quindi magari domani sera allo stadium vi vedrete con questa per supportare Manuel Locatelli, perché se lo merita. E quindi niente, volevo soltanto evidenziare queste cose, spero di avervi strappato un sorriso in questo momento un pelo complicato, perché cioè, ci siamo rimasti un po' tutti male. Purtroppo anche questo è il calcio, cose belle, cose brutte. E se volete mettervi un po' a posto, fate come me, shopping terapeutico, che poi porta dei risultati tipo questo, il sorriso stampato in faccia. Io faccio sempre così, quando sono giù di morale compro della roba, se poi della roba originale della Juventus è sempre meglio. E quindi niente, ci vediamo domani allo stadium, avremo sicuramente altri modi di vederci
prima in video. Grazie per essere rimasti qui con me in un video più morbido rispetto agli ultimi che ho pubblicato, ma ci vogliono anche questi, eh.